Io ho fatto sesso, sa? Alla grande, alla grande. Alla grande. Sì, sono uscita con uno giorni fa. E com'è andata? Molto bene. E lo diventare? Non lo so. Perché no? Non l'ho più chiamato. Dai, non è così che ci sia un po'. So quello che faccio. Ah sì? Sì, non si preoccupi per me. Un ragazzo bellissimo. Divertente. Intelligente, diverso dagli altri. E allora abbiamo la Giulietta. Così mi rendo conto che non è poi tanto intelligente che mi rompe. Insomma, questo ragazzo ora è perfetto. Non voglio rovinare questo. Forse tu sei perfetta ora. Forse questo che non vuoi rovinare. La tua la definirei una super filosofia. Ti autorizza a passare tutta la vita senza poter conoscere mai veramente qualcuno. Mio marito scorreggiava quando era nervoso. Aveva una serie di meravigliose debolezze. E aveva l'abitudine di scorreggiare nel sonno. Scusa se ti racconto questo. Ma una volta talmente forte che si svegliò il cane. E si svegliò anche lui. Sei stato tu? Ed io sì, non ho avuto il coraggio. Stavo figliando da solo. Oh signore, è morto da 2 anni. E questo è quanto dico. Momenti stupendi, sai. Quelle cose così. Ma sono le cose che più mi mancano. Le sue piccole debolezze le conoscevo solo io. E questo lo vedeva mio marito. Anche lui mi sapeva di meglio sul mio conto. Conosceva tutti i miei peccatucci. La gente le chiama imperfezioni, ma non lo sono. Sono la parte essenziale. Poi dobbiamo scegliere chi far entrare il nostro piccolo Salomone. Tu non sei perfetta. Ti ho dato la mia certezza. Il ragazzo che ho conosciuto non è perfetto neanche lui.